Ok, ragazzi e ragazze, buonasera a tutti. Io ho scritto delle cose qui semplicemente perché così siamo allineati e diciamo, magari se qualcuno non mi conosce non mi scambia per maleducato, nel senso che adesso parto con un dialogo a voce alta, cercando di rimanere concentrato e di piazzare gli ordini per questa notte, fino a domani sera in realtà, no? E quindi non risponderò alle domande, però ci ho tenuto a scriverlo, quindi per domande, dubbi, vari ed eventuali, sono a disposizione dopo aver inserito gli ordini, perché questo è prioritario per me, quindi prima devo mettere gli ordini e rimanere concentrato, quindi farò finta di essere da solo e analizzerò e piazzerò gli ordini. Farò due o tre giri per essere sicuro e poi una volta piazzati si potrà rimanere a scambiarsi un attimino due parole per chi gradirà, oppure da domani mattina in trading room, ovviamente. Allora, questa sera ho ricevuto la domanda: Fabri, ma il pannello, che ancora ovviamente non ha dato, non ho dato perché siamo ancora a cantiere aperto, però un passo alla volta vado a mettere tutto insieme, nel senso che ovviamente a differenza delle ultime 4-5 domeniche sere, dove poi in settimana ho fatto delle trading room serali, ma sostanzialmente per me stesso, poi ne ho parlato il giorno dopo, eccetera, diciamo che ufficialmente io parto da stasera, nel senso che domani sera, ore 22, trading room serale, martedì, trading room serale, bla bla bla, fino a giovedì. Però che io stasera riesca a partire ufficialmente con gli ordini, non lo so, perché effettivamente non ho pensato se il pannello richieda o meno il nome dello strumento all'interno, no? Nel senso che qui il pannello scrive euro dollaro, euro GBP, eccetera, però effettivamente l'ho attaccato su un broker dove l'euro dollaro si chiama euro dollaro con una P minuscola alla fine, eccetera, eccetera, no? Quindi vediamo se funziona. Comunque, detto questo, buonasera a tutti, partirei. Allora, la trading room serale crea ogni sera un portfolio, il vero segreto del trading, e questo ormai direi che lo do per assodato e compreso da tutti quanti. Attenzione, visto che ho scritto che il vero segreto del trading è il portfolio, allora attenzione perché anche dove piazziamo gli stop loss sarà questo un segreto del trading. E dove li piazziamo noi, scusatemi, gli stop loss? Li piazziamo dove? Non lo sappiamo dove li piazziamo all'interno delle 24 ore, quindi sono dei stop loss temporali. Abbiamo avuto giovedì, giornata dove la trading room serale, per altre cose, giornata un po' particolare per carità, però la trading room serale ha fatto 580 pips in quel giorno lì, però io avevo piazzato degli ordini addirittura al contrario, per quello che ho detto. Anticipo di mezz'ora, me la voglio prendere con calma perché mercoledì sera praticamente ho piazzato gli ordini alla mezza, ero appena rientrato a casa, un po' di fretta, un po' magari assonnato, li ho piazzati per i GBP addirittura al contrario. Malgrado questo, siccome giovedì sono entrati 20 ordini, il portafogli è riuscito ad andare lo stesso in gain, però a farle tutte giuste sarebbero stati 580 pips, comunque ha guadagnato ugualmente. Però ho fatto un errore, quindi occhi aperti e massima concentrazione. Poi è chiaro che non appena passerò in trading room la dispensa, eccetera, eccetera, e tutte le regole, voi potrete stare ancora più attenti, ok? Va bene, partiamo. Allora, partiamo dagli Audi. Allora, nella giornata di venerdì abbiamo i compratori, ecco cosa importante, no? Anche qui di fianco. Adesso creerò il mio metodo delle 3 I, in realtà sarà delle 3, dei 3 sì, perché mi piace anche un po' avere un po' di fantasia. Quindi il metodo sarà il metodo dei 3 sì, dove le 3 I sono che dobbiamo avere un'idea di trading. Se la stessa idea di trading, faccio un esempio, questo pattern, un 1-2-3, un testa e spalle, un martello, qualsiasi cosa. Io la posso trovare anche sui grafici casuali o della temperatura, come scrive nel suo libro Larry Williams, non va bene. Quindi devo trovare un qualcosa che possa io ritrovare solo sui grafici di borsa. Quindi
ok? Trovata l'idea di trading, allora devo accenderla usando un interruttore, che è la seconda I, e poi, una volta che l'interruttore mi abbia acceso il trade, gestisco nelle prossime 24 ore il mio I investimento, ok? Quindi 3 I. Bene, direi che anche questo l'ho spiegato. Allora, io qui con questo indicatore qui vado a estrarre delle idee che probabilmente non si riuscirebbero a trovare, appunto, se mettessi altre robe sostanzialmente, ok? Tipo uno stocastico, un RSI o altre cose. Quindi, detto questo, io nella giornata di venerdì vedo i venditori che sono saliti, linea verde. Però sono saliti anche, scusatemi, i compratori, linea verde. Però sono saliti anche i venditori, portandosi sopra alla soglia del 50. E siccome i verdi sono maggiori di 75, sì, hanno dominato, però forse c'è un po' di eccesso. Per cui, io qui, pensando al portafogli, nel senso che è meglio abbassare la size quando partirete, se vorrete seguirmi, eccetera, anche voi, meglio abbassare la size e preferire 10 ordini in più che non 10 in meno, ok? Quindi qui dobbiamo proprio sparare nel mucchio in maniera tale da avere il vantaggio del portafogli sostanzialmente. Quindi, detto questo, io misuro dalla close al massimo, ci sono 36-38 pips, quindi io a UDCAD onestamente questa notte lo vado a vendere sul massimo del giorno 1, quindi il massimo di 2 giorni fa, quindi il max 2, e vado un sell limit. E io direi che quasi quasi, adesso è chiaro, la domenica sera è un po', non vado a guardare che cosa è capitato o meno nel weekend, eccetera, quindi la domenica sera è un attimino un po' un'incognita, nel senso che potrebbe aprire il mercato in gap up, gap down, però a grandi linee io UDCAD lo andrei già a vendere dalla open. Ora aspettiamo un attimino, me lo segno così, sell in open, poi aspetto, perché se apre in gap up vediamo, perché se apre in gap up vendo solo in open e non vendo sul massimo di 2 giorni fa, però ho detto una cavolata, sul massimo 1, scusatemi, sell stop, sell limit sul massimo di ieri, dirò sempre ieri anche se era venerdì, quindi venderò sul massimo di ieri, vediamo dove apre, nel caso, sperando di non sbagliare più, mi metto anche una spunta sell in open, vediamo se apre più o meno dove ha chiuso, vendo sia in open che sul massimo di ieri, se invece apre in gap up magari vendo solo in gap up, il gap up, se invece apre in gap down vendo solo il massimo di ieri. Il giallo in influente, qui sotto ho messo un'idea, non so se ci sei Stefano F, che mi ha mandato una mail in settimana, l'ho letta con attenzione e devo dire che hai notato una cosa interessante, ne parlo poi nei prossimi giorni in Trading Room. Audi NZD, ho il giallo in influente, ho i compratori e i venditori, Audi 82 e NZD 76, quindi tutte e due maggiori di 75. Quando succede questo, ah già, perché ho il monitor bloccato, scusatemi, grazie Paolo, ok, rifaccio, scusatemi, avevo il monitor bloccato. Allora ritorno indietro un attimo, avevate visto prima, me lo rifaccio. Allora UDCAD ha venditori che si sono portati sopra il 50 e compratori sopra il 75, quindi c'è un po' di eccesso, quindi io venderò la open se non c'è un gap troppo importante né in su o in giù, se più o meno apre dove ha chiuso, e poi venderò il massimo di ieri, che quindi è il max 1, e ci vado sell limit, ok, e potrebbe essere un sell in open, grazie Paolo. Audi NZD ha i compratori e i venditori entrambi sopra 75, quindi in questo caso vado a breakout del minimo di 2 giorni fa o del massimo di 2 giorni fa. Io direi, ci ho pensato, che si possono mettere entrambi e poi domani mattina vediamo un attimino, per la notte si potrebbe anche rimanere blindati, ok? Quindi praticamente Audi NZD diventa un sell in stop sul minimo
di 2 giorni fa e diventa un buy in stop sopra il massimo di 2 giorni fa. Quindi sell stop su AUD e NZD, buy in stop sul max 2 e il min 2, che è il massimo e il minimo di 2 giorni fa. Buonasera a tutti, andiamo avanti. Euro. Poi è chiaro che, ad esempio, in maniera naturale spessissimo vengano fuori, ad esempio in settimana abbiamo visto più volte dove, che ne so, avevamo 2 o 3 buy di GBP, ma anche 1 o 2, o anche 1 o 2 sell di GBP, quindi lì il portafoglio si va a bilanciare automaticamente, no? Se però notiamo che non si bilancia da solo, allora ci mettiamo becco. Per questo che per adesso non voglio passare il comando ad un robot. Buonasera a tutti, ok? Ma voglio ragionare con la mia testa. Allora, GBP contro euro, quindi euro GBP. Allora, venditori che scendono, compratori che scendono, i compratori sono sotto il 25, i venditori sono ancora sopra il 50, quindi direi che c'è un trend short. Allora, anche questo, qualora aprisse in gap up in maniera interessante, per me è da vendere. Buonasera a tutti. Però vediamo dove apre, quindi io in ogni caso adesso ho chiuso qui. Se ritorna sulla open di venerdì sono 21 pips e mezzo, sui massimi sono 34, non metto sia sul massimo che sulla open di venerdì, perché ci sono solo 11-12 pips. Quindi diciamo che questo qua, dipendiamo molto se apra o meno in gap, comunque cominciamo a posizionare sul pannello un sell limit sul massimo di ieri, quindi euro GBP sul massimo di ieri, un sell limit, e anche un sell limit sul massimo di 2 giorni fa. Poi che da dove ha chiuso venerdì salga fino a il massimo qua di 2 giorni fa di 137 pips, magari difficile, però bisogna prendere l'abitudine di metterlo lo stesso dentro, ok? In maniera tale da prendere appunto l'abitudine, poi non si sa mai. Quindi se arrivasse lassù, perché no, con un currency screener in trend short, per me troverebbe una forte resistenza, quindi per me va bene. Anche qui chiaramente gli ordini secondo me si possono lasciare attivi fino alle 16-17 del pomeriggio, poi abbiamo visto anche in settimana che sono entrati, o è entrato nel caso specifico, un ordine alle 8 e qualche minuto di sera, che non ha prodotto né guadagno né perdita sostanzialmente, se non che però è un costo, no? Quindi si può anche togliere il pannello di invio ordine alle 17, alle 18, ok? Salvo che ci sia il FOMC, ad esempio, o qualcos'altro, va bene? Allora, quindi questo è Euro GBP, quindi su Euro GBP andrei short. Euro Yen, venditori venerdì in aumento che superano il livello 50, compratori che vanno sotto il 25, quindi non c'è la possibilità di pensare adesso, possibilità statistica ovviamente, di pensare che i compratori possano aver ragione sui venditori, e ripeto, probabilità statistica, ragazzi e ragazze, io ho notato che a leggere il currency come lo sto leggendo da ormai 4-5 domenica a questa parte, anche in trading room durante il giorno, allora noi abbiamo ragione 2 volte su 3, finito, ok? Non è questo un piano di lavoro da vinco 9 volte su 10 tipo il pattern di Elliott o altre cose che usiamo e useremo in trading room, ok? Dove però dovrei proprio stargli lì appresso. Qui io di buon senso dico, spero ogni sera di avere 10-15 ordini che si bilancino in maniera naturale tra di loro. Se mi accorgo che non sono bilanciati, allora ci metto un attimino becco io e spalmo le size su questi ordini qui, e so che 2 volte su 3 avrò ragione, ok? Quindi su quasi tutti gli strumenti che ho testato, perché non li ho testati tutti, però dopo un po' ho visto che su quasi tutti e praticamente con i test si andava bene, allora ho deciso di partire, no? Quindi le equity sono interessanti, però qual è il problema? Che anche su equity interessanti,
che salgono, ci sono quei periodi di 2, 3, 6 mesi dove vai in drawdown, vai ad appiattire la curva o addirittura vai in discesa. E qui interviene il portfolio, ok? Quindi io avrò ragione 2 volte su 3 all'incirca, ok? Quindi tenendo fino alla close, una volta su 3 perderò 200-300 pips anche, e 2 volte su 3 potrò anche guadagnarli. Per cui se continua a dare questi numeri, ovviamente io parto. Ora io volevo partire questa sera ufficialmente, in realtà forse partirò dopo, alle 23 metto gli ordini, vediamo se me li prende, se non me li prende domani la prima cosa che devo far mettere a posto al programmatore, perché siamo in tanti e giustamente non tutti avremo lo stesso broker, per cui ripeto, ci sono varie sigle sugli strumenti dei broker, ok? Va bene, così mi sono ripetuto un attimo. Allora, quindi euro yen, siamo in trend short, quindi io direi che da dove ha chiuso si possa mettere una vendita a 51 pip sopra sulla open di ieri. Quindi sulla open 1 euro yen vado sell limit euro yen sulla open 1, ok, che è la open di ieri. Poi per abitudine, ovviamente è chiaro che se da dove ha chiuso salisse fino al massimo di 2 giorni prima salirebbe di 118 pips, però va messo, non si sa mai, potrebbe anche arrivarci, e arrivando là potrebbe sentire comunque i soldi short del giorno prima e magari tornare un po' giù, perché se va fin lassù chiaramente i soldi hanno cambiato posizione, però magari potrebbe sentire la resistenza e stornare anche di 20-30 pips, che fanno parte di un buon compenso da portafogli. Per cui su euro yen vado anche a vendere il massimo di 2 giorni fa, sempre con un sell limit. Direi che va bene così. Poi rifaccio il giro, proprio perché io clicco alle 23 e 5 minuti, aspetto un attimino il broker che si assesti, poi vediamo se me li prendo oppure no. Euro NZD, chiaramente inizio già a inviarli questi ordini via app, e li troverete anche nel sito scritti. Allora, venditori che vanno su, compratori che vanno giù, non c'è convergenza tra compratori e venditori, che è un pattern che abbiamo discusso, no, in settimana, che è quello che non avevo visto, adesso l'ho memorizzato bene, per cui direi che siamo in trend short anche su euro NZD, e non posso vendere subito come sull'altro strumento euro yen perché hanno delle candele ribassiste. Quindi vado in contraria, non posso andare a breakout, da dove ha chiuso alla open ci sono 122 pips, 125, fino ai massimi ce n'è anche 172, quindi qui io li metto sull'euro NZD, una vendita sulla open di ieri e una vendita anche sul massimo di ieri e anche una vendita sul massimo di 2 giorni fa. Poi è chiaro, sarebbero centinaia di pips, però lasciamoli lì, tanto al massimo non li prendo. Euro CAD, e anche qui ho i compratori che si sono alzati andando sopra il 50, 51,17 il CAD, l'euro sotto il 25, il giallo è ininfluente, siamo in trend short, da dove ha chiuso direi di vendere 66, 89, qui quanto c'è, quindi 13, 16, via, quello che è, però è un po' poco. Allora io qua vediamo dove apre, però vendo euro CAD sell limit sul massimo di 2 giorni fa, sell limit euro CAD sul massimo di 2 giorni fa, poi vediamo, per ora gli metto solo quello. Euro AUD, ho preso un bel trade short in settimana, la trading room serale. Allora qui abbiamo quanto valgono rossi e verdi, sono in trend short, però il giallo qua sotto vale meno di 5, quindi qui è un pattern che vi ho già spiegato più volte ed entrerebbe long sopra il minimo di 2 giorni fa, però se io misuro da qui fino a qui ci sono 125 pips, e Fabri, tu entreresti long dopo che abbia fatto 125 pip di salita? Onestamente io no, perché io sono un contrarian, però ho qui pronto per l'uso questo pattern qui di qualche giorno, settimana fa, dove avevamo il giallo sotto al 5 e entrare sopra il minimo di 2 giorni prima, entravamo dopo una salita di 132 dalla open
e 100, quasi 100, 145 dai minimi, e poi da lì è andato ancora fino alla close di 107 pips su. Quindi siccome io non ho la sfera magica, io metto su euro AUD un buy in stop, buy in stop sul minimo di due giorni fa. Euro AUD buy in stop, buy in stop euro AUD sul minimo di due giorni fa, corretto. Min 2 è il minimo di due giorni fa, buy in stop, perfetto. Ok, euro dollaro. Allora, euro dollaro a euro 19, dollaro 22, tutti quindi sotto il 25, quindi questo è un ingresso a breakout del massimo o del minimo di due giorni fa. Ora, se apre in gap up rispetto a venerdì, cioè apre sopra il minimo di giovedì, potremmo anche entrare short. Per adesso metto un buy in stop, quindi euro dollaro buy in stop sul massimo di due giorni fa, buy in stop. Ok, andiamo avanti. Guardate che ogni sera faremo portafogli differenti che secondo me si bilanciano, per un semplice motivo, che io sto guardando un indicatore che è un indicatore dello spostamento dei soldi nel Forex, quindi è ovvio che lui mi dia un punto di vista non solo per lo strumento ma un po' per tutto il Forex, perché quando io parlo della linea rossa, la linea rossa è il CAD generico, la linea verde è il GBP generico, la linea gialla è il GBP CAD normalizzato. Qui sotto poi ne parliamo in settimana, aspetto che ci sia anche Stefano perché è lui che mi ha suggerito questa idea qui, no? Quindi ripeto, lavoriamo di Forex, di PPA tutte le sere, dalla domenica al giovedì. Io qui ho verdi e rossi in 25 punti, minori 75, maggiori 50, GBP 56, CAD 51, flat. GBP e ZD ho i venditori a 76, che potrebbero essere un po' lì a voler prendere fiato, su dei compratori che sono scesi venerdì ma non sono andati sotto al 50, quindi io su GBP e NZD andrei buy. La candela ribassista si può entrare buy subito in open, anche qui segniamolo perché vediamo dove apre, però GBP e NZD è un buy in open. Poi vediamo dove apre, perché dalla open, cioè dalla close di venerdì fino al minimo di due giorni prima ci sono 37 pips, qua io un altro glielo metto, quindi metto anche un buy limit sul minimo di due giorni fa, buy limit GBP NZD sul min 2, perfetto. GBP AUD, mi ricordo già che già compravamo GBP contro euro, no? Quindi chiaro che i GBP sono gli strumenti più volatili, per cui bisogna stare un attimino attenti, però ripeto, la settimana scorsa il portafogli più o meno, adesso non l'abbiamo guardato forse in maniera straprecisa tutti i giorni perché non l'abbiamo guardata alla sera tutti i giorni eccetera, però più o meno ha fatto due giornate da 100 e qualche pips, una giornata sicuramente da meno 200 che è stata mercoledì, poi ha fatto giovedì da 580 pips, e gli ordini di giovedì sera, chiuderli venerdì sera, erano altri 200 pips circa. Ok, quindi esempio qui ce ne abbiamo uno sotto gli occhi, perché se voi guardate a giovedì c'erano i compratori a 76 su dei venditori che stavano salendo, quindi i venditori stavano prendendo piede in questo mercato su dei compratori che erano un po' forse in eccesso, no? Un po' stanchini, quindi era short. E short da dove? Dal massimo del giorno prima, da due giorni prima, quindi anche solo dal massimo del giorno prima lo tieni fino alla close, sono 166 pips, 170, quindi ha fatto questo trade un altro per circa 200 pips, quindi venerdì, cioè giovedì notte sarebbero entrati, cioè venerdì notte, pardon, sarebbero entrati solo due ordini, ok? Giorno prima 20, quindi insomma comunque tanta roba. Quindi siccome qui siamo così, allora questo è GBP AUD, e io GBP AUD niente, sarebbe da comprare anche lui come il GBP NZD, sono praticamente identici.
proprio identici, quindi sono, è da comprare anche questo subito in open. GBP AUD. E poi al minimo del giorno di venerdì, giovedì, quanto c'è? 25 pips. Qua ne metterei solo uno, 25 pips, di là ce ne sono invece dalla close 35. Non è comunque tanta roba 35 su GBP NZD, però è meglio che 25. Quindi GBP AUD, diciamo che lo compro appena apre, ok? Quindi quasi quasi GBP AUD io lo compro a priori, compro solo su un ordine, quindi GBP AUD lo compro in open, che faccia gap up o gap down. Ripeto, bisogna prendere, ciao David, buonasera, bisogna prendere l'abitudine di tengo la size bassa, è meglio 10 ordini in più che non star lì a pensare, ok? Agevola veramente tanto questo modo di pensare e di operare, quindi piuttosto abbasso il volume d'ingresso. Quindi questo lo compro, poi se ad esempio price and gap up lo compro uguale, e però metterò anche il buy limit su GBP AUD sul minimo di 2 giorni fa, quindi questo qua così. Poi yen, allora AUD yen, siamo in trend long, il giallo ininfluente, 18 pips, 39, ma io qua su AUD yen metterei un buy limit sul minimo di 2 giorni fa e poi metterei un buy limit sulla open di ieri. KDN mi sembra neutro, quindi flat. NZD è forte, ecco, l'NZD è forte sopra 75 e lo yen vale 59, quindi qua io entrerei short. Anche qua si potrebbe entrare subito, io direi che qui si può entrare subito in open, dove apre anche se apre in gap down, quindi NZD yen sell in open, e poi se va sui massimi di venerdì, quindi poi un sell limit sui massimi, se il limite NZD yen sul max 1, cioè sul massimo di ieri. GBP yen giovedì ad esempio è stato bello giovedì, perché GBP yen e GBP dollaro lavoravano long, mentre GBP NZD e un altro GBP, forse AUD o CAD, lavoravano short. Quindi giovedì vedete che il giorno prima avevamo compratori sopra 75 ma venditori bassi, giallo era altino ma non era 95, allora il giorno di giovedì era buy sui limiti dei 2 giorni prima, quindi l'avevo messo su 2 giorni prima, quindi è entrato qui e fino alla close ha prodotto 115 pips, e anche il GBP dollaro è andato molto bene. Quindi ripeto, bisogna piazzare quegli ordini che sono solo più l'interruttore per aprire dei long e degli short, che derivano da un'idea del currency screener. Quindi, allora, venerdì, vedete, niente, abbiamo verdi e rossi sovrapposti, quindi flat. Andiamo avanti. Allora, l'NZD contro il CAD. Ovviamente l'NZD è maggiore di 76, il CAD è 51, quindi qui entrerei short. Qui entrerei short, allora, sicuramente se ritorna sui massimi. Quindi sell limit sull'NZD CAD sul massimo di 2 giorni fa. NZD CAD sell limit sul massimo di 2 giorni fa. Poi dalla open al massimo di 2 giorni prima ci sono 19 pips. Qua vediamo, nel senso, io direi di provare a entrare. Allora, direi di provare a entrare selling stop sotto il massimo, quindi
Allora, qua ho fatto un errore. Sell limit, no, sell stop sotto il massimo di due giorni prima, sell limit sul massimo di ieri. Non sembra, poi arrivi la mattina, mi è capitato questo giovedì mattina, e lo facevo proprio capire anche bene in diretta in Trading Room, no? Ma mi sembra di essere stato da un'altra parte ieri sera, cioè come mai ho messo questi ordini? Perché, ok, tanta roba, però è chiaro che pian pianino ci si allena e dopo un po' poi non sbagli. Poi passandovi la dispensa a chi sarà in Trading Room serale, Fabri, guarda che secondo me c'è un errore, vi ringrazierò infinitamente, ok? Quindi io venderei, se ritorna sul massimo 1 di ieri ed è un sell limit, metterei un sell stop se va a rompere il massimo, questo qua di due giorni prima, quindi corretto, e vediamo dove apre. Se aprisse qui in metà potrebbe anche essere interessante un sell in open. Chiaramente la domenica sera, lo ripeto per chi è arrivato magari adesso, la domenica sera chiaramente ci sono le aperture in gap, up, down, eccetera. Ok, andiamo avanti. Rimangono i dollari. Allora, dollaro yen ha il giallo in influente, il verde sotto il 25, però i rossi sono saliti sopra 50, quindi siamo in trend short, per cui da dove ha chiuso, se ritorna su sulla open, sono 48 pips, quindi questo è facile. Dollaro yen lo vendo sulla open di ieri con un sell limit e lo vendo sul max 2 con un sell limit. Sell limit max 2. Ok. E in open direi di lasciar perdere. NZD, il giallo ancora, cioè alto, però non ancora da segnale, ovviamente il verde maggiore di 76, il rosso minore, siamo in palesato trend long, compro se torna un po' giù, quindi direi di comprare sulla open di ieri, quindi buy limit sulla open di ieri e buy limit sul minimo di due giorni fa, min 2, buy limit. USD CAD, trend short, venderei solo i massimi di venerdì, se ci ritorna lassù preferisco essere venditore, quindi USD CAD lo vendo sul massimo 1 di un giorno fa, quindi con un sell limit. USD CAD sell limit sul max 1, perfetto. AUD USD è facile perché ha il giallo che vale 98, quindi semplicemente qui si vende selling stop sopra il massimo di due giorni fa, quindi AUD USD diventa un sell stop di AUD USD sul max 2, perfetto. GBP dollaro, dicevo, se voi guardate nella giornata qui vedete che il giallo non valeva 95 per 1.08, anzi anche di meno, però non valeva 95, quindi avevamo i verdi in trend long sui rossi deboli e quindi il long sul minimo di due giorni prima fino alla close ho pagato 130 pips, quindi ha lavorato bene e quel giorno lì si guadagnava bene con i long su GBPN, GBP dollaro e ancora con gli short su GBPNZD e non mi ricordo più, quindi poi quel giorno lì abbiamo preso un bel euro in NZD, insomma non sarà sempre così, quindi ragazzi, io l'ho detto da 5 domeniche a questa parte, aspettatevi la giornata da più 580 pips, come è successo giovedì della scorsa settimana, ma aspettatevi la giornata da meno 600, 700, 800 pips. Secondo me bisogna proprio pensare a, posso fare un più 1000 in un giorno di pips, ma anche perderli. Ok, quindi ragionate su questo e quindi calcolate che se perdete 1000 pips
dovete avere un certo volume di ingresso, ok? Io personalmente parlando ho visto che con i mezzi lotti, ok, non è impossibile andare a vedere, secondo me, anche un meno 5-6.000 in giornata, ovviamente anche un più 5-6.000, però in più è sempre poco, in meno ragionateci, ok? Però ci sono stati dei giorni dove avevo di portafogli magari 4 o 5 lotti aperti, giovedì ce ne erano 10 aperti ad un certo punto, e con 10 lotti aperti sei molto coperto in realtà, no? Nel senso che se io avessi aperto 10 lotti su euro dollaro solo in long, solo in short, non avrei dormito, non sarei stato tranquillo, come vederli girare su 20 strumenti che comunque si bilanciano. Quindi questo per dire che cosa? Che siccome ne ho parlato in Trading Room in settimana, c'è quella proposta lì dei tre moschettieri, quel conto lì, quel broker lì va bene, se lo aprite conto minimo da 2000, perché volete seguire anche loro, tenete presente una cosa, che con 2000 secondo me, non subito, ma secondo me si può aprire 1.005 ogni strumento che andremo ad aprire, oppure anche tre ordini da 0.05 sullo stesso strumento, purché poi si apra tutto il portafogli. Però non partite con uno 0.05 ogni 2000, partite con uno 0.01, 0.02 o 0.03. Poi settimana dopo settimana, soprattutto mese dopo mese, diciamo che già in 2 mesi vedremo un 200 ordini, no, dopo 2 mesi, scusatemi, anche un 400 ordini, per cui vi farete, avrete le idee più chiare e capirete, ok? Quindi partite con calma, tanto ripeto, non è che stiamo facendo una gara e dobbiamo arrivare in un certo tempo a certi guadagni, si parte con tranquillità. Allora, detto questo, il GBP dollaro, che è l'ultimo strumento, ha i verdi in discesa, su rossi che scendevano anche un po' di meno, vanno sotto i 25, i verdi rimangono sopra il 50, giallo un influente, io andrei long. Direi che da qui rispetto all'open ci sono 24 pips, preferisco il minimo a 42, quindi andrei su GBP dollaro buy limit sul minimo 1, buy limit sul minimo 1 e ovviamente buy limit anche sul minimo 2, anche se dista 170 pips lo metto, poi se me lo prende bene, se no va bene uguale. Quindi buy limit sul minimo 2. Buy limit minimo 2. Ok. Questi, ragazzi e ragazze, dovrebbero essere gli ordini. Chiaro, sono stato un po' chiacchierone, ci ho messo 40 minuti. Ora vi chiedo pazienza, li devo ricontrollare, perché io dopo clicco, purtroppo lo faccio un po' con non so, quasi una delusione di non forse entrare neanche, però vabbè, ci sta, vediamo, se non so se il programmatore ha già pensato tutto o meno. Adesso però adesso li controllo un attimo, così poi sono tranquillo, abbiate pazienza, controllo un attimo e vediamo. Allora, Audi CAD sell limit sul massimo di ieri, ecco, Audi CAD è qua. Sì, c'è un eccesso, è una situazione short, quindi sell limit là, eventualmente in open, corretto. Audi NZD ho un buying stop e un selling stop, quindi vuol dire che ho le due linee di sopra, corretto. Euro. Euro GBP, allora questo qua, allora Euro GBP o sell limit e sell limit, quindi ma va bene, stiamo entrando short, sì, sell limit sul massimo di ieri e sul massimo dell'altro giorno, corretto. Euro yen o sell limit e sell in open, sì, perché l'open 50 pips, non aggiungo solo dopo 12 bensì lassù, quindi corretto. Euro NZD,
Poi vediamo se mi viene in mente un qualcosa da far sì che il pannello faccia una sorta di controllo anche da sé, non sarebbe male. Allora, EURNZD trend short, e quindi me lo vendo sul massimo qua, sul massimo di ieri e anche in open, perfetto. EuroCAD trend short, lo vendo limit sul massimo di 2 giorni fa e basta, perché sono già 72 pips, non lo aggiungo dopo 13-14, non posso venderlo in open e neanche subito. Chiaro, preso in gap down, gli metterei anche una vendita sulla open. EuroCAD vendita sulla open di ieri, però se fa il gap. Quindi siccome la domenica sera c'è un po' lo sbattone del gap, però in realtà non è uno sbattone, noi lo giriamo a nostro favore, cioè mentre andiamo a controllare i gap passano 5 minuti, tempo che può non essere sufficiente, ma meglio aspettare 5 minuti che non entrare subito, perché subito i broker devono rifornirsi di liquidità, per cui offrono degli spread non gradevoli, ok? Così noi cogliamo l'occasione di guardare di nuovo le aperture e poi buttiamo gli ordini dentro. E questo è un fatto. Poi Euro Audi, qui è semplicemente un buying stop sul minimo di 2 giorni fa, corretto. Euro dollaro e la classica situazione da 2 ordini. Euro dollaro è un buying stop sul massimo di 2 giorni fa ed eventualmente un sell in stop sul minimo di 2 giorni fa. Vediamo se ci apre sopra. Poi GBP, poi vi leggo. Allora, GBP CAD è neutro, GBP NZD è buy limit sul minimo di 2 giorni fa ed eventualmente in open, corretto, e questo era uguale, GBP AUD eventualmente qui e subito in open. Ok, va bene. Yen, allora AUD yen trend long, quindi vado long, vediamo un po' dove l'ho messo, vado long in limit by limits sul minimo di 2 giorni fa e anche sulla open di un giorno fa, cioè di ieri, che sarebbe venerdì, corretto. CAD yen era flat, NZD yen è short, lo vendo limit sul massimo di ieri e subito in open, perché apre già sotto il massimo di 2 giorni fa, cioè ha chiuso sotto il massimo di 2 giorni fa, va bene. GBP yen flat, NZD CAD in contrarian, dove ho deciso di venderlo, l'NZD CAD sell stop sotto il massimo di 2 giorni fa, corretto, sell limit sul massimo di ieri ed eventualmente si apre tra la close e il massimo di venerdì anche in open, mi piace. Dollaro, dollaro yen trend short, quindi devo essere venditore, vendo limit sul massimo di 2 giorni fa, va bene, non vendo limit sul massimo di ieri perché vendo già in open, perfetto. NZD trend long, NZD USD vado buy limit
sul minimo di 2 giorni fa per forza, e vado by limit sull'open di ieri, va bene. USD CAD, trend short, quindi lo vendo sul massimo di 2 giorni di ieri, perché quello di 2 giorni fa è un po' troppo vicino, perché era a 22 pips, quindi va bene. Poi AUD USD in contrarian, sell stop sul max 2, perfetto, e GBP dollaro, trend long, quindi vado buy sul minimo di 2 giorni fa e sul minimo di ieri, che disterebbe 40 pips se non apre in, insomma, più alto o più basso, insomma, comunque mi va bene. Ok, adesso sono le 22:47, provo a copiare gli ordini su un altro pannello, voglio vedere quanto ci metto, che questo sarebbe poi per voi. Allora, 22:47, quindi ho praticamente, allora, nella prima colonna ho tac lì, poi euro GBP 1 2 3 e 4, poi salto una riga, ho il primo pallino su euro dollaro, poi vado in ZD CAD il terzo, USD Yen di lì, e poi AUD USD il terzo, poi nella seconda, terza colonna niente, poi qui nel min 2 AUD NZD, poi ho euro AUD il primo, cioè ci mettete veramente un attimo, poi ho GBP NZD il secondo, AUD Yen il secondo, NZD USD il secondo e GBP dollaro il secondo, poi ho max 1 il primo di lì, il terzo, salto ancora 1, poi il terzo dal fondo, ne salto 2, ce n'è 1, salto 1, NZD Yen, perfetto. Nella colonna min 1 ho solo laggiù in basso GBP dollaro al secondo, poi open 1, salto i primi 3 e ne ho 2 spuntati, 1 e 2, poi vado su AUD Yen e ho al secondo, poi USD Yen lì ed NZD qui, poi in open ho NZD Yen sell, poi ho GBP AUD buy, e poi vediamo gli altri, cioè ci ho messo praticamente 2 minuti, quindi in 3 minuti ve li copiate. Quando li faccio così in diretta alla sera, tac, poi possiamo anche fare che io vi lasci questa schermata e voi ve li possiate copiare tranquillamente. Comunque io appena li aggiungo li esporto e quindi ve li invio subito anche via app, per cui direi che, e poi sono scritti anche nel sito, quindi più di così secondo me non si può. Allora, detto questo, il pannello non l'ho ancora passato perché, ripeto, siamo ancora a cantiere aperto e temo che già domani ci sarà necessità di fare una modifica, però in questa settimana mi sono anche preso l'impegno di andare a vedere se convenga poi così tanto anche fare una size personalizzata in base al peso del pip o meno sul singolo strumento. Ad esempio, il pip di euro GBP è più pesante che non quello di euro dollaro, per esempio. Quindi è chiaro che quando io prenderò a favore l'euro dollaro, per dire, e a sfavore l'euro GBP, mi impatterà di più l'euro GBP. Però mica potrò sempre prenderlo a sfavore, quindi alla lunga secondo me si può compensare. Poi se mi metto, mi sono detto, lì a ragionare sulla size in base al pips, dovrei anche riparametrare un po' tutto in base alla volatilità, perché è ovvio che GBP NZD non farà i pips che farà euro dollaro sempre, no? Per esempio, quindi magari becco bene euro dollaro, faccio 40 pips perché lo becco bene,
sbaglio GBP nel ZD ne perdo 300, per dire, o anche di più. Quindi dovrei fare poi troppe robe che secondo me sono in senso buono forse inutili, ma non tanto perché non voglia fare, come dire, lavorare oltremodo i programmatori o che ne so, perché veramente, siccome io qua adesso non so quanti ordini siano, però c'è scritto qui in alto 29 spunte abbiamo messo, no? Poi potrebbero arrivare 30, 31, 32, 33, 34, 35. Cioè io ogni giorno metto 30 spunte, non entrano 30 ordini tutti i giorni, però un 50% potrebbe entrare tutti i giorni. Quindi se ne entrassero anche solo 10 di nuovo stanotte, venerdì ne sono entrati pochi, no? Però il giorno prima di più, ma se ne entrano 10 al giorno, dopo 22 giorni abbiamo 220 segnali. Dopo 5 mesi abbiamo 1000 segnali, ma è impossibile che su 1000 segnali io prenda sempre solo la parte sfortunata, come anche sempre solo quella fortunata. Quindi per quello che ci sto ragionando, ok? Comunque in settimana ci penso. Detto questo, io tra 8 minuti guardiamo un attimino le aperture degli strumenti, dove sono 3, Audi CAD, GBP NZD ed NZD CAD, soprattutto questi 3 qua. Vediamo se ci sono dei gap o meno coerenti o non coerenti da mettere o non mettere la spunta. Poi pigerò su add all, e add all brillerà, rimarrà di color verde lime. Finché voi lo lasciate verde lime, lui, la macchina, il pannello, mette gli ordini a mercato. E questa è proprio stata una richiesta che io ho fatto al programmatore, cioè doppia praticamente. Uno, la doll, perché quando io pigerò add all, se uno strumento non batte un tick, ok, cioè un decimo di pip sostanzialmente, in realtà non batte neanche un decimo, lì non c'è uno scambio di informazioni tra il pannello e lo strumento, e quindi non mi mette l'ordine. Chiaro, non aspetterò più di 2 minuti, 1 minuto prima che arrivi un po' di scostamento, no? Però se metto la doll e voglio andare subito via senza stare lì a aspettare 2 minuti, lo lascio pigiato. Se invece dopo 10 minuti li ha messi tutti, si può anche spegnere. Però l'altra cosa è questa, che fino a quando rimarrà verde l'add all, lui proverà a mettere gli ordini. Quindi questo vuol dire che se ad esempio io uno strumento che nella giornata di 2 giorni fa ha fatto un massimo qua, poi io poi nella giornata 1, poi nella giornata 2 ha fatto una candela in influente. Poi supponiamo che però la candela in realtà abbia chiuso qui sui massimi, quindi apra qui. Supponiamo che io voglia entrare a breakout del massimo della 1, cioè apre sopra e lo rompe. Bene, se però io lascio la doll pigiato e questo strumento nel giorno 3 mi apre in gap down e va giù, non entrerà mai nessun ordine. Ma se lui mi va sopra il massimo del giorno 1 in intraday, poi ci ritorna sotto, qui mi entra l'ordine se io ho l'add all acceso, ed è quello che voglio. Quindi sostanzialmente io lo lascerò acceso fino alle 16:15, ok, che è quando poi faccio la parte di stacco dalla trading room pomeridiana, va bene? Quindi questo ve l'ho detto. Il close all alla sera, tipo ad esempio euro Audi, che me lo ricordo, no? Io domani sera sarò in trading room alle 22, no? Tutto questo l'ho detto prima che accadesse, chi è in trading room ogni giorno lo sa, cioè, ho registrato le analisi, no? Venerdì praticamente dicevo che su euro Audi si poteva tenere lo short che era entrato il giorno prima, praticamente il giorno prima si entrava sotto il massimo di 2 giorni prima, qui short, ok? Perché c'era il verde così e il rosso che convergeva verso il verde. Tu arrivi alla sera, cioè supponiamo che appunto stasera mettiamo un ordine ed entriamo qui domani mattina, stanotte, domani pomeriggio, non mi interessa. Io domani sera arrivo e sono qui. Il rosso è andato ad incrociare al rialzo il verde, che si sono scambiati di posto rispetto alla mezzeria. Quindi in poche parole c'è trend short, ok? In questo caso non chiuderemo questo strumento magari, ok? Quindi alla sera non è detto che faremo close all. Allora alla sera, no? Io andrò a usare questa chiusura. Quindi se io alla sera ho l'euro Audi che non lo voglio chiudere, questo qua ovviamente non va cancellato,
perché sennò poi le perdete, dovete rimetterle. Allora io alla sera, che ne so, non voglio chiudere l'euro di che è alla spunta sostanzialmente, allora toglierò la spunta e pigerò su questo, allora lui mi chiuderà tutti tranne l'euro di, quindi domani sera lo proviamo, ok? Quindi domani sera, tutte le sere potremmo avere dei trade in loss di 200-300 pips e quelli vanno chiusi, perché le perdite vanno chiuse. Se però domani sera ho un ordine che magari guadagna 100, 150, 90 e il currency mi dice tienilo, allora da quello strumento toglierò la spunta e farò questo close qua, ok? Poi fatto quello, pulirò con questo tasto da tutte le crocette e ripartiremo con l'analisi, ok? Pian pianino, ripeto, non starò qui a dire molto, cioè farò un'analisi a voce alta con il sottofondo musicale, perché tanto non voglio dire niente, voglio essere veloce, perché pian pianino questa roba qui non deve essere un altro grosso impegno. Sono alla ricerca di il 20% del mio tempo deve darmi l'80%, no, del guadagno di fine mese, quindi aggiungo un 20 minuti alla sera per guadagnare, ok, di più di quello che impiegherò come tempo. Va bene, quindi questo è il discorso. Poi mi fa piacere stare qui a parlare, per carità, questa è ormai una deformazione che ho acquisito, però ripeto, domani sera mi vedrete molto più snello, e così tutte le sere. Va bene, allora adesso aspettiamo che apra, due minuti, guardiamo questi tre strumenti, poi gli faccio la doll e vediamo se funziona. Quindi di qua glielo faccio già, che è una demo che provo. Ah, non me lo prende neanche. Quindi la domenica sera dobbiamo proprio aspettare che aprano i blocker. Quindi due minuti, guardiamo i gap e poi vi leggo e poi vado a fare le nanne. Anzi, comincio già a leggervi, se sennò questi due minuti sono interminabili. Allora, sì Gianni, il pannello più la dispensa fa parte del progetto della Trading Room serale, mentre per chi vuole seguire la domenica gratuitamente, e poi più avanti faccio anche 10 giorni così gratuitamente, ho passato lo script. Ciao Leo, no, tanto ti passo lo script, quindi ti passo il pannello, penso che sarà in trading room serale, per cui farai veloce così. Ciao Flavio, sì, riesce a mandare Fabri i segnali, sì, aspetto solo di metterli, poi faccio il tasto, questo qua che mi estrae un file di testo, lo copio, lo incollo nel sito, vi mando i segnali sia via app che per iscritto nel sito, così avete il tempo di poterli mettere e controllare. Adesso aspettiamo che aprano un attimino i broker e andiamo, abbiamo detto il primo è Audi CAD, che voglio vedere se apre o meno in gap up o in gap down. Poi voglio guardare il GBP NZD e l'NZD CAD sostanzialmente, gli altri ho già deciso di metterli. Purtroppo non ci avevo pensato, temo che devo rimandare a domani sera la partenza ufficiale, sperando che domani riesca io a beccare il programmatore, però è una cosa da fare al volo quella. Allora, hanno aperto, cioè sono le 23, vediamo un attimino qui se aprono o non aprono. Ho l'orologio avanti. Ok, allora questo qua, dunque io questo qua sono sell, aperto in gap, dove lo vendo? Sul massimo 1,
che sarebbe il massimo di ieri, dista 21, potrei venderlo sul gap up, e però anziché sul massimo 1, sul massimo 2. Poi, e questo va anche modificato, ripeto, poi non c'è da correre perché tanto aspettiamo che arrivi un po' di liquidità. Poi abbiamo detto GBP AUD, vediamo un po'. Allora, questo ha aperto in gap up, va bene, lo compro uguale tra un attimo, e il GBP NZD è chiaro, dalla open è già salito di 31 pips. Anche qui, ragazzi e ragazze, non posso stare più di tanto a guardare, devo comprare, quindi direi che NZD yen e poi lancio gli ordini. No, ho sbagliato, NZD yen lo trovo nello yen, NZD yen, questo qua ha aperto qui a 5 pips, non cambia niente. Va bene, io aggiungo gli ordini, però vedo che non va, vediamo se di qua va. Ok, allora di qua me li ha piazzati e niente, di qua non va, di qua non va, c'è proprio quel problema. Bisogna mettere meno male che, ripeto, cantiere aperto, niente, bisogna mettere il nome dello strumento. In questo, su questo broker lo strumento si chiamano tutti con la P finale, P minuscola finale. Ah, adesso ha fatto un, si era acceso, vediamo un po', non va, mannaggia, non ci avevo pensato, però non importa, anzi ancora meglio, così domani gli faccio mettere tutti gli strumenti. Io ho visto, ragazzi e ragazze, tipo euro dollaro col puntino finale, euro dollaro con la P, euro dollaro con la M. C'è qualcuno di voi che ha gli strumenti ancora con un'altra sigla? Tipo euro dollaro con ancora qualcos'altro? Noi che ci siamo? Che glieli faccio aggiungere tutti? Perché euro dollaro con la P, euro dollaro col punto, euro dollaro con la M, ce li ho già. E niente, vedete, qui sto pigiando, non me li prende, quindi non me li estrae neanche. Vediamo se me li estrae. Ah, adesso si è acceso il verde, vediamo se va. Si è acceso, ma non, evidentemente da degli errori. Evidentemente da degli errori, niente. Però magari così me li estrae. Proviamo. Proviamo se me li ha estratti, così copio e incollo. Sì, sì, d'amore, come ti segni, sì, ho visto, ma è corretto, perché l'ho modificato in base al gap. Allora, file, apri scheda data, MQL4, file, Fabri ordini. Oggi è il 15, sì, dovrebbe avermeli scritti qui in basso, dovrebbero essere tutti questi gli ordini, vediamo, dovrebbe essere 30, adesso faccio, seleziona tutto, copia, li metto nel sito e vediamo. Ah, ok, stavo guardando l'altro grafico, AUD, vediamo per sicurezza. AUD CAD, ah, hai ragione, stavo guardando l'altro grafico. Comunque AUD CAD, sì, va bene, lo vendo in open, però hai ragione, grazie mille. E invece AUD CAD lo lascio sempre sell limit, bravo, e grazie, sell limit sul massimo qua, hai ragione. Quindi cancello questo,
quindi l'Audi CAD. Però il pannello non me l'ha preso il sell limit sul max 2, perché giustamente sarebbe un errore, perché c'è già sopra. Per cui ecco, questo lo fa in automatico il pannello. Va bene. Allora, quindi questo è un fatto. Adesso devo riestrarre il file con questa modifica. Normalmente qualche errore arriverà, perché fino a quando non prenderò l'abitudine di dirvi dobbiamo proprio accettare che Fabri faccia l'analisi a voce alta, e niente, nulla di più di questo. Allora, seleziona tutto, copia, ora proviamo a incollarlo e vediamo. Audi CAD, c'è sell limit sul massimo 1, poi c'è sell in open 1. Ok, dovrebbe essere giusto, ragazzi. Vediamo quanti ordini sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30, 30. Perfetto, è corretto. Ok. Ok, li ho contati, sono giusti, quindi io li invio via app adesso. Copia. Via app. Vediamo se arriva. Ok. E anche di qui. Va bene, quindi ripeto, è proprio un allenamento a cantiere aperto. Ok, perfetto, è proprio un allenamento, cioè adesso abbiamo fatto un'oretta, adesso ci sono ancora una o due domande, le rispondo e poi vado a dormire. Poi è chiaro che domani sera devono diventare 55 minuti, poi 50, poi 40, fino a quando sono 20, ragazzi e ragazze. Ripeto, ci voglio mettere becco, nel senso che scelgo io per me stesso a voce alta, questo lo metto in più, questo lo metto in meno, bla bla bla, blibli, eccetera eccetera, e non lo faccio fare ad un robot. Però è chiaro che poi tra 3-4 mesi, 5 mesi, vediamo, insomma, si potrebbe poi anche passare la palla al robot. Sicuramente nei prossimi giorni chi entra in room vedrà che questo indicatore verrà modificato semplicemente con istogramma verde, istogramma rosso, istogramma giallo e istogramma bianco. Così faremo ancora prima, quindi istogramma verde mi dice già lui vai verde, e quindi io metterò sempre in su i buy in stop e in giù i buy limit e viceversa, no? Quindi diventerà più facile. Quindi quelli sono poi tutti pezzi di codice salvati per poi farne un'EA, quindi vediamo, insomma, ragazzi e ragazze. Allora, quindi questo è il discorso, e purtroppo niente, qui non mi ha preso gli ordini, vabbè, volevo partire, pazienza, va bene così, ragazzi e ragazze. Quindi sono 30 ordini, adesso ovviamente ne ho già 3 eseguiti, che sono le 3 open, e soprattutto quella di GBP Audi, probabilmente ma anche DNZDIN GVP Audi, ho comprato subito, compro già a 30 pips dalla open. Pazienza, ragazzi e ragazze, pazienza, nel senso che cioè, se oggi mi entrano 15 ordini, questi 30 pips sopra sono 3 pips, ok, nella mia testa. Quindi lo faccio, perché se poi va su, comincio a mettere troppi se, troppi ma, lo compro, finito, non c'è niente da fare. È chiaro che molte volte vedremo
i gap a favore delle situazioni che avremmo già potuto prendere il venerdì, per intenderci, no? Perché io ho detto prima che aprisse il mercato, vado long di GBP NZD, vado long di GBP AUD, e soprattutto il GBP AUD aperto in gap su questo broker di 16 pips e poi è andato subito abbastanza in fretta su, e l'avessimo comprato venerdì, però il venerdì non ci sono mai, perché se tu compri il venerdì poi sei esposto il sabato e la domenica, non stacchi mai di testa, quindi va bene così. Un'altra volta aprirà in gap down e io entrerò long e magari lo prenderò meglio che non stasera, però stasera va anche preso, ok? Va bene, io credo di non aver dimenticato nulla, nel senso che è un progetto secondo me interessante, che racchiude un po' di cose, quindi l'idea di trading deriva da cose specifiche dei grafici di borsa, l'interruttore sono i livelli bancari, ovviamente lo avete capito, e la gestione dell'investimento è spara tanti ordini, tieniti su sites tranquille, personali per ognuno di noi, falli tutti, e stasera abbiamo messo 30 ordini, giovedì la sera prima ne avevo messi 36, ne sono entrati 20, quindi magari stanotte o domani ne entrano anche qui 10-15, insomma 2 mesi, secondo me, io guardate, ve lo dico proprio tranquillamente, se non avete fretta non è mai sbagliato, perché ora un discorso è se io devo fare 500 trade, 600 trade, prima di avere un po' di statistica, e quei 500-600 trade li faccio in 5 anni su base statistica, è ovvio che parti. Se li fai su base annuale anche li parti, però secondo me anche partire al limite ma con sites tranquille i primi 2 mesi, ma non cambia la giornata a nessuno, ok? Parti tranquillo, fai 2 mesi, dopo 2 mesi Fabri, ho potuto seguirti sempre, gli ho messi tutti gli ordini e sto toccando con mano, non so che cosa, lo saprete voi, quindi se toccherete qualcosa che vi piace si continua, se no avrete provato e però non avrete rischiato chissà che cosa, perché avrete fatto con sites tranquille, ok? Finito, questo è il discorso. Poi pian pianino questi ordini il giorno dopo si possono usare anche in intraday, come ho già spiegato in Trading Room, e quindi niente, l'invito è proprio quello di star tranquilli tutti quanti e partire tranquillamente, no? Poi già anche un mese, 200 segnali, beh, per molti statistica si fa dopo 100 segnali, per cui figuriamoci dopo 200, ok? Sì, grazie Stefano, grazie mille, hai visto che ci ho lavorato qui sotto? Poi ci sentiamo e ne parliamo, effettivamente ci sono cose interessanti, sono cose interessanti, e intanto grazie. Ciao Andrea. E ciao Andrea, non capisco la domanda. Cioè, non capisco neanche se è una domanda in realtà, o è un'affermazione. Ti rispondo ben volentieri se è una domanda, ma non ho capito. Avi pazienza. Però è ovvio che l'invito è guardare in questo momento qui che spread abbia il broker. Ha una domanda. Quindi allora la rileggo col punto di domanda adesso. Quindi Fabri, c'è una dove si può guardare e mi documento, non ti so rispondere adesso, penso di sì, non la uso io, vado direttamente sul broker, però penso che ci sia, penso che ci sia. A tal proposito ripeto, il cantiere aperto nulla vieta di allora io tengo d'occhio più di qualche broker e vi dico questo, Andrea, così ti risponde, mi hai fatto venire in mente un'idea, cioè non c'entra niente, però mi è venuta un'idea mentre ti leggevo. Allora, il discorso è questo, mi sono fatto fare, ci siamo fatti nel dietro le quinte un indicatore di spread, no? Che praticamente
ci fa vedere che i broker, dove abbiamo dei portafogli attaccati, praticamente, allora tu fai un test, noi dici tengo fino alle ore 23, va bene, ma se il broker dalle ore 22 uno spread di un pip te lo porta a 10 e quello spread di 10 pips te lo tiene fino più o meno mediamente all'una, all'una e un quarto di notte, orario italiano, allora io, rispetto al test che ti dice entra ed esci in close, esco un'ora prima, perché tanto ogni sera a stare un'ora in più consumo di sicuro 10 pips, perché quei broker lì fanno così di abitudine, avranno delle macchinette, non so, ok, cioè fanno così, diciamo, non è che c'è l'omino a fare niente, fanno così tutte le sere e poi mediamente all'una e un quarto si ripristinano, quindi o esco alle 22 o esco alle 2, ma non esco in chiusura, ok? Quindi mi è venuta in mente questa idea, tanto domani devo sentire il programmatore perché qui ovviamente non funziona il pannello, riprovo, ad all non me lo rende neanche verde, prima me l'ha reso verde ma insistendo, e quindi va messo a posto, e gli strumenti che gli faccio mettere sono quelli che vi ho detto, ripeto, se c'è qualcuno che ha altri strumenti poi mi può scrivere. E l'altra cosa, a questo punto gli potrei fare mettere una doll con qui sotto scritto più 1, più 2, più 3, più 4, più 5, cioè praticamente tu prima di pigiare la doll, che ne so, sono le 23, gli metti più 3, poi pigi più 3 che deve rimanere acceso, lo sto visualizzando così, poi faccio ad all e lui tra 3 ore, da dopo che ho fatto ad all, scatta un conto alla rovescia e mi innesca da lì in avanti gli ordini, proprio per saltare questa fascia oraria dove gli spread rompono le scatole. Quindi questo lo valuto domani e poi devo farmi mettere dentro gli strumenti, quindi dopo lo scrivo un attimino, io subito come promemoria, va bene. Quindi questo l'ho risposto, credo di aver risposto un po' tutti quanti. Già stato fatto quello, è già stato fatto quello, Gianni, ti faccio vedere come te le ritrovi via app o via sito. Allora sto prendendo solo un paint, faccio copia e incolla, ritaglio. Praticamente io adesso li ho appena inviati nel sito e voi li leggete così, so taglio solo i primi due, tanto poi gli altri 28 sono uguali, praticamente sono scritti così nel sito, ok? Quindi ordini per la tecnica 24 ore, e quindi io faccio adesso, a questo punto potrei anche cancellare tutti gli ordini in questo pannello, tanto mannaggia, mi era proprio sfuggita sta cosa. Comunque io arrivo, mi ritrovo scritti, dire arrivo all'una di notte tutte le sere, vengo qua, Audi CAD sell limit max 1, quindi Audi CAD sell limit, cioè prendo Audi CAD, poi prendo max 1 e poi vedo che c'è un sell limit, e quindi qua. Quindi dovrebbe averti risposto, ok? Gli ordini si tengono 24 ore, 24 ore fino alla close, chiaro che sì Gianni, certo. Quindi Ernesto, gli ordini sono 24 ore, però se alle 17 non sono entrati, anzi io quando stacco dal PC poi li tolgo, ma tanto a grandi linee gli ordini entreranno nella notte, nella mattinata, per le 16 chi voleva entrare entrava, ok? Il file per inserire gli ordini è uno script, Roberto, quindi tu fai file in alto a sinistra della tua MetaTrader, quindi pigi su file, poi vai su apri scheda data, poi per sicurezza
lo faccio anch'io assieme a te. Quindi file, apri scheda data, MQL4, e poi in fondo hai la cartelletta con scritto scripts. La apri, gli tiri dentro lo script, poi apri il navigatore, fai nei programmi in basso, oppure fai a tasto destro aggiorno, oppure chiudi la piattaforma, la riapri, la riavvii, poi una volta che ce l'hai riaperta, apri il navigatore, vai giù dove c'è scritto programmi e hai PG sulla più, ti apre il menu tendin, hai lo script 3 Fabri Trading Room Serale tra parentesi 3, trascini dentro il grafico e poi ti vai a mettere gli ordini che vuoi. Andrea, si potrebbe creare un automatismo che alle 17 fa cadere tutti gli ordini pending? Sì, potremmo, sì. Allora io mi segno queste cose qua. Grazie a te Roberto. Sì, me lo segno Andrea. Adesso scrivo al programmatore. Allora, praticamente, allora io interrompo qui la registrazione, salvo che ce la metto in pausa un attimo. Riprendo un secondo la registrazione e vi dico che cosa. Che a questo punto cosa vi dico? Vi dico questo, che poi nella trading room notturna, che tanto anche se non guardiamo i grafici muoversi in temporanea non cambia niente, lascerò direttamente il pannello. Così voi, perché molti me l'hanno già chiesto, Fabri, ma se io arrivo un po' più tardi, tipo alla mezza, e allora tu arrivi in senso buono, quando vuoi, tu arrivi, hai l'app che ti dice dove ci sono gli ordini, hai il sito e hai anche la trading room, perché se io vi lascio questa schermata voi arrivate e fate un copia incolla visivo da questo pannello. Quindi direi che così ci completiamo, va bene. La dispensa la do Ernesto dopo che mi sono sentito con Stefano, che mi ha lanciato questa idea qui sotto, che per adesso ho lasciato neutra come colori. È interessante e vediamo, insomma, quindi il tempo di fare un po' tutto, però diciamo che di questa settimana mi muovo tanto, perché di questa settimana intanto deve essere completato il pannello. Ripeto, domani quando vi saluterò da Trading Room guarderò un attimino il discorso delle sites eccetera, anche se penso di non toccarlo, e questo è un fatto. Poi i tre punti che abbiamo detto da mettere a posto. Domani sera sono presente, quindi niente, pian pianino devo prendere l'abitudine solo essere molto veloce alla sera per non stare oltremodo qui, perché poi se no alla lunga così e accumuli stanchezza. Quindi niente, io stacco qui ragazzi e ragazze, vi lascio questa schermata qui e interrompo la registrazione. Sì, perché non l'abbiamo ancora pensato, Leo, proprio come dicevo 5-10 giorni ancora e poi vediamo, però grazie, poi devo anche risponderti a un tuo messaggio. Va bene, interrompo qui la registrazione che poi metto nel sito.